Ciao, eccoci con un nuovo video. Quest'oggi parliamo dell'utilizzo alternativo dei prodotti di bellezza. Io amo trovare dei prodotti versatili, quindi che un prodotto non abbia un unico utilizzo, ma che possa essere utilizzato in altri modi, magari sconosciuti. Comunque, un po' li sapevo, un po' mi sono documentata, ho deciso di stilare una specie di lista. Sicuramente tante di voi lo sapranno meglio di me, non voglio insegnare niente a nessuno, voglio solo condividere con voi. Anzi, se sapete modi diversi da quelli che dico io, scrivetemeli sotto, così ci scambiamo un po' di consigli. Comunque, bando alle ciance e vediamo insieme la lista. Il primo prodotto di cui parliamo è il mascara, che secondo me, in quanto a versatilità, è il top. Quindi non solo utilizzato sulle ciglia come normalissimo mascara, ma con altri utilizzi. Il primo è quello di eyeliner, sicuramente lo saprete tutti. Ho fatto anche un video dove mi truccavo con pochi prodotti, poi anzi, due ne ho fatti, poi ve lo metto giù nell'info box. Comunque, il mascara utilizzato come eyeliner, semplicissimo, apriamo la confezione, con un pennellino d'eyeliner lo andiamo ad utilizzare proprio come se fosse un eyeliner. Apro una parentesi, ve l'avevo detto anche in un video, appunto, è quasi molto meglio che utilizzare un eyeliner liquido. Quindi, se siete sprovviste o vi siete dimenticate nella vostra trousse l'eyeliner, tranquille, se avete il mascara o un pennellino, riuscirete a fare qualcosa di unico. Un altro utilizzo alternativo del mascara è quello di utilizzarlo per coprire i capelli bianchi. Chiaro, non dura un'eternità, vi potrà servire per salvarvi una serata o un momento in cui magari vedete un po' di ricrescita, non volete farla vedere, e soprattutto, secondo me, non può essere utilizzato da chi è molto molto chiara, ma da capelli che vanno dal castano magari un po' più chiaro utilizzando il marrone al nero. Quindi appunto si utilizza lo scovolino del mascara per fare un ritocco sui capelli. Il terzo ed ultimo utilizzo alternativo che ho trovato io, voi sicuramente ne saprete più di me, quindi fatemi sapere, è quello di lavare lo scovolino e utilizzarlo sia per pettinare le sopracciglia oppure con l'olio di ricino per la cura delle ciglia superiori e inferiori. Ed ora passiamo al secondo prodotto di bellezza che può avere un utilizzo alternativo e parliamo del rossetto, quindi non utilizzato solo come abbellimento per le labbra, se si può dire abbellimento. Il primo è quello di fungere da blush o terra, quindi in base alla colorazione del rossetto che noi scegliamo possiamo decidere se applicarlo come blush in crema oppure proprio per effettuare il contouring magari con un rossetto un po' più scuro. Il secondo utilizzo che se ne può fare, vi ho girato un video, ve lo metterò giù nell'info box anche a fine di questo video, è quello che serve soprattutto il rossetto aranciato o rosso per andare a coprire le occhiaie molto molto scure. Quindi lo utilizzate sulla parte più scura e poi andate ad utilizzare un correttore e vedrete che le occhiaie saranno realmente più coperte. Il terzo prodotto di bellezza di cui vi parlo è il balsamo, quindi non solo messo come crema sui capelli. So che ci sono persone che lo sostituiscono allo shampoo, io non ho messo questa opzione, utilizzarlo appunto per rasarsi. Quindi si può mettere al posto della schiuma depilatoria, si mette magari sulle gambe e poi si va a rasare con il rasoio e avrete la pelle molto più morbida. Un altro modo per sfruttare le potenzialità del balsamo è quello di utilizzarlo come ammorbidente per il bucato. Provatelo perché è veramente wow! Mi ha cambiato la vita questa cosa. Lo volevo dire anche in un video di Maritta Spiccetta. Chiaro, continuerò a comprare gli ammorbidenti perché spesso e volentieri sono molto economici, però magari se abbiamo dei balsami con cui non ci troviamo bene, eccetera, utilizzo alternativo ammorbidente. Provateci, poi me lo fate sapere. Il quarto prodotto di bellezza è l'ombretto, che può essere utilizzato ad esempio per andare a coprire i capelli bianchi. Quindi, anzi, forse è anche meglio del mascara perché riusciamo a trovare, avendo una vasta gamma di colore, il colore giusto per andare a coprire. Si va a pucciare all'interno dell'ombretto, può essere sia compatto che in polvere, e poi si va a tamponare sui capelli e magari può essere un salva look. Un altro modo di impiego è quello di creare smalti o rossetti. Quindi, per creare gli smalti andiamo a polverizzare oppure utilizziamo proprio un ombretto in polvere all'interno di uno smalto trasparente, quindi si creeranno diverse nuance di colori. Stessa cosa varrà per i rossetti, quindi lo andiamo ad unire ad un gloss che sia trasparente, uniamo il colore che desideriamo e si creeranno dei gloss o dei rossetti di altri colori. Il quinto prodotto di bellezza di cui parliamo è l'olio per il corpo. Ho trovato due utilizzi alternativi che sono molto simili, dipende dal tipo di bagno che avete. Adesso vi spiego. Mai come in questa stagione dove vedete io già sto sudando solo a parlare, pensare che dopo la doccia mi devo andare a mettere l'olio, mi viene i brividi di freddo, ma mai come in questa stagione c'è bisogno di idratazione, quindi ci sono due soluzioni. Per chi avesse la doccia, basterà aggiungere qualche goccia di olio per il corpo nel vostro bagnoschiuma o bagno doccia. Per chi invece avesse il bagno, basterà riempire la vostra vasca come fate solitamente con bagnoschiuma, eccetera, e aggiungere una decina di gocce di olio, e la vostra pelle risulterà come quando vi mettete a fine doccia, magari d'inverno,
dell'olio sul corpo. Numero 6, ho deciso di inserire tutti quei prodotti come shampoo, bagnoschiuma, saponi, eccetera, che non sono buoni per noi, quindi magari uno shampoo che non mette quello che dice, che su di noi non funziona, un bagnoschiuma che magari ci secca troppo la pelle, ecco, per non buttarli, l'utilizzo alternativo che se ne può fare è quello magari di pulirci i pennelli. Il settimo prodotto di bellezza di cui parliamo è il dentifricio, mio amato. È una cosa che faceva mia mamma quando ero piccola e quindi volevo dirla. Lei lo utilizzava, ma lo utilizza tuttora, per togliere la patina di ossidazione dall'argento, e oltre ad essere molto valido è anche molto 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 meno invasivo e aggressivo dei prodotti che servono appunto per pulire specifici l'argento. E stiamo alla 8, ho deciso di inserire creme o latte detergenti con cui non ci troviamo bene, che possono essere sia per il viso, per il corpo, insomma qualsiasi tipo di crema con cui non ci troviamo bene, come abbiamo fatto prima per lo shampoo e per il sapone con cui non ci trovavamo bene, ci lavavamo i pennelli. In questo caso invece possono servire per lucidare le scarpe o anche borse, sia in similpelle che in pelle. Provatelo perché vi verranno lucidissime. E siamo all'ultima, la numero 9, che riguarda lo smalto trasparente, ma è specifica per l'inverno. Ragazze, portatevi sempre dietro uno smalto trasparente, che sia in pochette, che sia in borsetta, che sia per una giornata, per una serata. Se avete le calze, portatevelo dietro perché vi salverà la giornata, ossia servirà per tamponare delle smagliature che può avere la calza, quindi non vi ritroverete con la calza completamente smagliata, ma se vedete un pochino sulla calza andate a tamponare un po' di smalto, lasciate asciugare e la smagliatura non continuerà. Provare per credere, sicuramente tanti di voi lo sapranno, però ecco, volevo inserirla in questo video perché ci stava. Ed eccoci qui, video terminato, io spero che vi sia stato utile, fatemi sapere se conoscevate già questi utilizzi, se ne avete altri suggeritemeli, magari possiamo fare un nuovo video, comunque li suggeriamo qui sotto per chi ne avesse bisogno. Io vi mando un bacione grandissimo, se vi va iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Vi saluto anche Perla, voi, ciao!